Purtroppo, nonostante la pioggia di questi giorni, che ha battuto soprattutto poco nell'entroterra e abbastanza in maniera fitta sulla costa, non è servita a farci uscire da questa crisi idrica che ci attanaglia ormai da diversi anni, perché da quando sono entrata in Consiglio regionale, puntualmente, ciclicamente si parla di questo tema e devo dire anche che sono stati approvati all'unanimità degli atti che ad oggi sono stati disattesi, come per esempio quelli che richiedevano la pulizia degli invasi, di valutare per esempio la rete dei laghi. Adesso una proposta dell'assessore all'ambiente, quello del potabilizzatore dell'acqua della diga di Mercatale. C'è anche la questione del grande invaso, su cui noi non siamo tanto d'accordo, perché entrerebbe a risolvere la situazione tra 10-15 anni in maniera molto impattante nel nostro territorio, che già è fragile. E quindi vorremmo valutare altre questioni che siano più vicine nel tempo nel realizzarsi e soprattutto meno impattanti dal punto di vista ambientale. Detto questo, mi pare di poter dire, visto che ad oggi sono passati 4 anni e nulla è stato fatto, che rischiamo che finisca la legislatura a Quaroli e non si sia affrontato minimamente il problema, che invece è un problema estremamente importante e ha ricadute fondamentali sulla vita di tutti noi, e non basta certamente chiedere che i sindaci facciano delle ordinanze per invitare i cittadini a usare con parsimonia questa preziosissima risorsa. E purtroppo è avvenuto quello che era avvenuto anche prima, ma in maniera molto più massiccia, cioè il ricorso alle acque profonde, aprendo i pozzi del Burano e i pozzi di Sant'Anna, che dovrebbero essere utilizzati solamente in situazioni di forte emergenza.